Buonasera, sono Diane Simmons, massiccio ingorgo sullo snodo della 195. In diretta il nostro Billy è avvinazzato dall'elicottero di questa emittente. Ultime notizie, il pilota dell'elicottero Billy Avvinazzato è appena deceduto. In previsione di questo evento era pronto un videoclip che ricorda il lavoro di Billy per il nostro notiziario. Ho ancora fame, disse il millepiedi molto affamato. Ma hai già mangiato? Billy Avvinazzato ci mancherà, ma non perdetevi il rodeo di Coag questo venerdì presso il centro sociale. I biglietti sono già in vendita. E per quelli di voi esperti di cavalli, le iscrizioni sono ancora aperte. Mondo cane, questa è una delle cose che Peter... Troppo tardi! Non dirmi che vuoi iscriverti al rodeo, è una stupidaggine. Non sai niente di cavalli e sei in pessima forma. E questa è la differenza tra noi due, Lois. Quando la vita bussa alla tua porta, tu ti nascondi in cucina. Io invece spalanco la porta e dico, eccomi qua, che cosa mi porti? E se non ti ho convinta, guarda qui. La guida di V dice, Peter otterrà più di quanto spera se parteciperà al rodeo. Beh, se lo dice la guida. Ehi, sentite che idea. Chiamiamo la guida TV solo la guida? Anzi, no, non ve lo chiedo nemmeno, lo faremo e basta. Potrei diventare una star del rodeo. Tranquilla, ti farà male solo per 3 settimane. Oh, cacchio. Quello là è il mio marchio, Peter Griffin. Avanti, Lois, chiamalo. Chris, vieni giù, è ora di cena. Sta buono. Ok, ora sono pronto per il rodeo. Mamma, quando tocca a papone? Non ne ho idea, Chris. Dovremmo tutti pregare che tuo padre esca illeso da questa follia. Quei cavalli puzzano e si muore di caldo. In macchina ho dormito e adesso ho i nervi a fior di pelle. Io lo trovo uno spettacolo ripugnante. Oh sì, puoi dirlo forte. Un branco di giuggioloni che maltrattano animali per gioco. Mi stupisce che sia ancora legale. Sono qui solo perché quel fesso del mio amico si è iscritto al rodeo. E io sono venuta solo perché devo scrivere un articolo. Uno dei concorrenti è una ragazzina prodigio di 13 anni. A quanto pare ha montato un toro per abortire e ha scoperto di avere un certo talento. Signore e signori, date un tiepido benvenuto al nuovo domatore di tori, Peter The Kid! Sai che cosa faccio io al ranch? Sono un toro da monta. Che sarebbe? Lo scoprirai presto. Ehi, dove vai, ciccione? Ora comincia la festa! No! Ho una casa a Cape Cod, perché non vieni a trovarmi? Può darsi. Magari mi avverti qualche giorno prima, così mi dai il tempo di pulire casa. Ok. E magari ti porti una giacca elegante, così ceniamo in un bel posto. Sì, mi porto una giacca. Pronto? Ho proprio voglia di un coito, vieni da me all'istante. Ma ora sono con la mia famiglia. E compra del vino venendo. Va bene, Angela, se sono l'unico in ufficio che può farlo, arrivo subito.